ci frega, che ci frega, 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 frega. Può lanciare un messaggio su una questione ambientale così importante come quella di Taranto? Beh, io direi che questa edizione, che, cioè direi proprio di sì, direi che la cosa ha funzionato sinora e continua a crescere, quindi sì, la musica ancora può fare qualcosa, ma ci tengo tanto a dirlo che non è solo la musica, anche il, cioè, ho conosciuto una quantità di persone che sta lavorando chiaramente gratuitamente, ma facendo cose diverse dal proprio lavoro, solo per rendere questa cosa possibile, quindi per insomma, no, per fare, per migliorare il mondo in cui ci troviamo, quindi evviva. Allora, ho letto dei dati e sinceramente, essendo una persona non sufficientemente preparata da poter trovare la ricetta per la soluzione, penso che già il fatto che io, che non sono tarantina, riesca ad essere coinvolta, a sentire una causa che chiaramente, ragazzi, se si parla di salute della gente non c'è da essere a favore o contro, c'è solo da fare, direi che penso che la gente ci sia, e in un momento storico in cui sembra che dobbiamo tutti scannarci l'uno con l'altro, forse la cosa più bella nella disgrazia che ci possa capitare. Della presenza di voi artisti qui in questa manifestazione dall'alto contenuto sociale. Il significato? Diciamo che noi cantanti possiamo fare, diciamo, oltre a cantare, che in ogni caso è già utile, possiamo contribuire a riportare l'attenzione su questa città, perché l'impressione che se ne ha, diciamo, da fuori è che ormai sembra che a Taranto sia tutto a posto, invece noi sappiamo che non è vero. Quindi se aiutiamo a riportare l'attenzione su Taranto, forse stiamo dando una buona mano. Elio, Capodanno a Taranto, 1° maggio a Taranto, ormai ti trovi bene qui? Io torno, quando voi mi invitate, torno. Quali sono le cose che ti piacciono di più di questa città da un punto di vista turistico? Ecco, promuoviamola. Ma allora, io non so quanto interessi adesso, però io sono appassionato di storia antica, per cui sapere che Taranto è una colonia spartana e oltretutto credo che sia un unicum, già solo questo per me è super interessante. Poi mi hanno fatto fare una bellissima visita al museo dove ci sono tutte le antichità, non le ho potute visitare tutte e controllare e osservare tutte, però è una grandissima cosa, cioè è bellissimo, interessantissimo, per cui sarebbe bello tornare. Senza trascurare il mare, le risorse naturali che sono importantissime per una ripresa del lavoro da un punto di vista turistico. Eh beh, quello è chiaro, quello è chiaro. Però quello vale, direi, per tutta la Puglia, no?
Brescia, a 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 Brescia, a